tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acqua e sapone. Mi è già caduta una cosa. Allora, sono stata da acqua e sapone e volevo farvi vedere cosa ho acquistato. Allora, per prima cosa vi faccio vedere le salviettine, queste qui della Fresh and Clean, che sono queste, che sono classici, e poi quelle iperleggeniche, e le ho prese tutte a 0,99 centesimi. Questi io li utilizzo per metterli dentro la borsa, oppure li utilizzo, li do uno a mio figlio per quanto riguarda la macchina, che li tiene sempre in macchina, che è una cosa utile, perché se uno si sporca, cambia ruote, cose, eccetera, eccetera, quindi può anche utilizzarle. Quindi mi trovo benissimo e gliele ho voluti prendere anche a lui. Un'altra cosa che ho preso, e queste ne ho prese due, ma già una è in uso, è il Lenor, però nella profumazione Capri. Questo l'ho preso a 1,65 euro e sinceramente è l'unico che mi piaceva di più in assoluto. Ha un profumo di freschezza, purezza, di pulito, proprio una cosa eccezionale, ma quello che mi è piaciuto di più è proprio questo qui Capri. Gli altri sinceramente non mi sono piaciuti, la profumazione non era gradevole sinceramente, quindi questo è l'unico che infatti ne ho presi due, ovvio. Poi un'altra cosa che compro spesso sono le ricariche, queste qui di spuma di champagne. Queste le ho prese a 1,99 euro e ho preso questa qui che è idratante al latte di mandorla e burro di karité, e poi ho preso questa qui che è vellutante all'olio di macadamia e quinoa. Sono le due profumazioni che acquisto spesso e sinceramente mi piacciono di più. E poi in base al prezzo di 1,99 euro hanno un litro e 500, quindi ottimo, ottimo veramente come qualità e prezzo. Poi un'altra cosa che acquisto sempre è lo shampoo della Neutro Roberts, e in questo caso ne ho presi altri tre, perché ovviamente qui si lavano tutti i capelli e quindi li devo acquistare, e questi ne ho presi tre ovviamente, perché venivano 99 centesimi. Quando li mettono a questi prezzi io sinceramente ne acquisto di più, perché è lo shampoo che noi utilizziamo tutti in famiglia, quindi ovviamente ne faccio scorta, perché veramente ci troviamo tutti bene, quindi lo prendo ovviamente. Un'altra cosa che ho preso è il Nelson, questo qui per i piatti. Questo l'ho preso a 1,10 euro. A me piace tantissimo questo qui ai carboni attivi. Prendo spesso anche altre profumazioni, perché sapete benissimo che devo cambiare sempre la profumazione, perché sennò a me le cose fanno puzza e mi danno fastidio. Quindi anche per i piatti si cambia sempre. E infatti c'era lo sconto che veniva... Questi qua venivano 99 centesimi e quindi ne ho presi 3, 1, 2, aspettate, per farvi capire che è vero che acquisto così, ne ho presi 3 di questo svelto, ed è svelto zenzero e limone. Questa è una profumazione che a me piace sinceramente e mi ci sono trovata bene, l'ho utilizzato, si sente proprio zenzero e limone. Allora, non lo so chi beve tisane o tè, zenzero e limone, la stessa, proprio la stessa profumazione, quel pizzico di zenzero che si sente è una cosa spettacolare, e quindi non ho voluto prendere tre proprio perché il prezzo, diciamo, era molto abbordabile. Poi ho preso questa spuma al prezzo di 3,60 euro. Questa è una spuma per dare un pochettino di volume. Io sinceramente non ho mai utilizzato delle spume per quanto riguarda i capelli, perché io la maggior parte delle volte le ho avuti lisci, però spesso mi capita che in vari periodi io cambio proprio stile di vita, nel senso che mi piacciono all'inizio i capelli corti, poi li voglio lunghi, ce l'avevo lisci, li voglio adesso mossi. Questo è il periodo del mosso, e quindi volevo una spuma che mi dava quell'effetto di volume. E sinceramente, avendo provato dei prodotti che diciamo facevano il capello abbastanza liscio, non riesco più a dare un po' di volume per quanto riguarda i miei capelli, e quindi ho voluto prendere questo sotto consiglio della mia migliore amica, perché lei l'ha utilizzata e si è trovata benissimo. Poi la cosa che mi è accaduta che vado a prenderla subito, e questa è il panno della ballerina. Questo l'ho preso a 1,20 euro. Questo sinceramente l'ho sentito decantare
Ho sentito decantare le lodi, mi stavo per strozzare, da tantissime youtuber. Io seguo tantissime ragazze e signore che puliscono casa e ti danno dei consigli per quanto riguarda la pulizia e tutto. E questo è un panno che sinceramente ho sentito nominare da tantissime. E quindi mi sono messa proprio veramente una curiosità pazzesca da volerlo comprare e volevo farvi vedere se questo panno è realmente quello che dicono oppure no. E quindi l'ho preso a 1,20 euro e quindi lo proverò assolutamente. Allora, poi ho preso un balsamo labbra. Sinceramente, io ho il periodo proprio delle screpolature delle labbra, è una cosa esagerata. Io ho dei balsami labbra, ma questo lo devo mettere in macchina perché spesso mi capita che vado a casa di mia mamma e non ci faccio proprio caso se ho i jeans o la tuta, quindi non so dove mettere il mio balsamo labbra. Invece questo lo terrò in una pochette in macchina, così all'esigenza io troverò il mio balsamo labbra. Questo è all'argan ed è costato 2,90 euro, è della marca I Provenzali e sinceramente mi sono trovata bene con questa marca e quindi l'ho voluto prendere. Poi, mentre ero lì, ho visto che c'erano due cose per quanto riguarda Wet n Wild. Allora, c'era una linea intera, sinceramente, ma io non ho voluto prendere niente perché ho un bel po' di cose da provare ancora non utilizzate. E soprattutto devo mettere i soldi di lato per il Black Friday, perché se avete visto il video per quanto riguarda la mia lista. Ve lo metterò qui nelle schede. Sapete tutti che voglio acquistare alcune cose e quindi sto risparmiando. E quindi ho voluto prendere queste due cosucce che erano le uniche due che mi hanno stuzzicato così visibilmente. E ho preso questa palettina, è della linea Wet n Wild, però diciamo per quanto riguarda My Melody, che è una cosa che mi piace tantissimo, è Kuromi anche, ed è in limited edition, è davvero molto molto carina. Adesso la apriamo, se riesco, però mi prendo le forbici perché sennò qua non mi ricordo adesso se c'erano altri colori, questo non ve lo so dire, però questa mi è piaciuta e questa ho preso ed è una palettina di credo che siano blush e illuminanti, riusciranno i nostri eroi, sì, ed è questa palettina qua ed è molto molto bella, cioè guardate che colori stupendi. Vi faccio gli swatch del cuore, credo che sia un illuminante, sì, un bellissimo illuminante, un blush, questo è un altro blush bellissimo e questo è un altro illuminante. Questi sono i quattro colori, sono veramente uno più bello dell'altro, bellissimi, la utilizzerò sicuramente e questi sono i quattro colori, i quattro swatch. Ovviamente non sono molto molto pigmentati, ma devo dire che è molto carina come palettina. Scusate, ma sono quasi senza voce. Non vedo l'ora di utilizzarla e poi vi farò sapere. In caso poi vi farò un video dove la utilizzo. E la palettina di farde illuminante, infatti c'è scritto farde illuminante, è costata 10,29 euro. Invece il lip gloss è costato 5,49 euro. Adesso ve lo apro. L'unico che sinceramente mi interessava, che mi è piaciuto così a vista, era proprio questo. Ed è carinissimo, cioè vedete qua che carino, ma veramente molto molto bello. E quindi swatchiamo. Ed è un lip gloss con dei glitter. Molto molto leggero. Devo dire che è carino, dai, carino, carino. Ed è questo qua, non so se si vede. Ecco qua, sì, si vede. Questo è il lip gloss. Devo dire che è carino, poi ovviamente lo proverò. È costato 5,49 euro. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!